Parliamo di una storia che ha dell'inverosimile. Lia Pipitone uccisa dalla mafia. Per i giudici, vittima di mafia, per lo Stato, no. Tu segui questa vicenda ormai da tanti anni. È davvero una storia particolare. Lia era la figlia di un mafioso molto vicino, a Totò Riina, e lei voleva essere libera di vivere la sua vita all'Arenella, il quartiere dove, i killer più fidati di Totò Riina avevano la base operativa. Lia aveva un sogno, quello di cambiare Palermo, e aveva una serie di amici, uno in particolare, un amico. Un maschio, e questa cosa veniva vista come scandalosa in una Palermo diversa. Fu uccisa perché dissero aveva mancato di rispetto alla famiglia, al padre, a Cosa Nostra, come se avere un amico fosse un'offesa all'onore di Cosa Nostra. Finsero una rapina, fu uccisa. Per 30 anni non c'è stata verità. Poi nel 2012 il libro che abbiamo scritto insieme con il figlio di Lia ha riaperto il caso. Di recente la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per due autorevoli boss, Nino Madonia e Galatolo, Enzo Galatolo. Per i giudici Lia fu uccisa perché aveva offeso l'onore di Cosa Nostra. Suo padre diede il consenso all'omicidio. Purtroppo però per lo Stato ancora non c'è il riconoscimento di vittima della mafia. Credo purtroppo che ancora ci siano in questa città vittime di serie A e vittime di serie B. Questo conferma quanto sia importante il lavoro di inchiesta giornalistica per far sì che alcune di queste storie non vengano dimenticate. Io credo che in questa nostra terra di Sicilia, una terra che ha pagato un prezzo altissimo, 8 giornalisti sono stati uccisi dalla mafia, i giornalisti giorno dopo giorno ribadiscono che deve cambiare la cultura, ribadiscono che Cosa Nostra purtroppo si sta riorganizzando, ce lo dicono le inchieste della magistratura. I giornalisti in Sicilia sono un baluardo importante per ricordare queste storie del passato, che non sono soltanto vicende del passato. Dobbiamo far rivivere gli ideali dei nostri martiri e non ricordarli più come morti, Falcone, Borsellino, i nostri martiri, ricordarli al presente, riprendere tutte le loro idee più importanti e far sì, di costruire una terra migliore.